Ciao, sono Andrea Maderna, oggi con me ci sono Massimiliano Gallo, ciao, Alessandro De Luca, ciao, e così a sorpresa, deve arrivare all'ultimo momento, rompe i coglioni, Alex Camilleri. Ciao, ciao. Siamo qui per chiacchierare di... Allora, lo dico una volta, Prince of Persia, da adesso è Prince of Persia, alla milanese, lo dirò per tutto il tempo, fega, Prince of Persia. Quindi con la E di Persia, proprio. Con la E, Persia, devi dire e mi raccomando la R, Persia, Prince of Persia, che abbiamo deciso di affrontare... pigliando come gancio l'uscita di The Lost Crown. Tra l'altro sono quasi alla fine, dopo averlo mollato per settimane, e ho scoperto che mi piace anche molto di più la seconda metà, tipo, che già mi piaceva la prima parte. E niente, quindi ho detto, vabbè, rifacciamo il Prince of Persia originale, che perché no. E, gioco, abbiamo detto, del 1989, su cui non so neanche quanto senso abbia stare a chiacchierare di contesto storico, perché c'è talmente una mole di informazioni disponibili fra Jordan Mechner, che pubblica i suoi diari in cui scrive «Oggi sono andato in bagno». Diario bellissimo. Oggi avevo il canotto, però non sono riuscito a lavorare. Tra l'altro è in quello di Prince of Persia o in quello di Karateka, non mi ricordo, che a un certo punto tipo muore uno nella realtà, nel senso, cioè, che io adesso sto ridendo, però tu sei lì che leggi il diario, ah, tizio di Brotherbond è morto, com'è morto? Eh sì, abbiamo scoperto che c'aveva il corpo pieno di cancro, minchia, vabbè, ok. Non mi ricordo, io ho letto solo quello di Prince of Persia e non me lo ricordo, però l'ho letto parecchio tempo fa, quindi può essere. No, anch'io, però mi è rimasta sta cosa, però magari invece in quello di Karateka, onestamente non ricordo. Comunque, fra quello, interviste, robe, c'è di tutto, diciamo che gioco del 1989, secondo gioco pubblicato di Jordan Mechner dopo Karateka, a cui tra l'altro abbiamo dedicato qualche mese fa un episodio quando è uscito il Making of Karateka, e... ha fatto il botto col primo Karateka, ormai sta finendo l'università, decide di sviluppare un altro gioco appoggiandosi sulle stesse tecniche di rotoscoping per fare le animazioni. Tra l'altro dice sempre, non è che io volevo fare una roba all'avanguardia, che non ero capace a fare le animazioni e mi sembrava più intelligente farle in questo modo, però così facendo ha fatto una roba abbastanza, direi, all'avanguardia, visto che in linea di massima oggi una buona parte dei videogiochi si fanno con l'eredità di questa cosa qui, che il performance capture, eccetera. E continua nel suo percorso di unire la sua passione per il cinema con la voglia di fare videogiochi che siano giochi divertenti, d'azione e avventura, ma raccontino anche un minimo di storia con questo impatto cinematografico e con questo suo gusto che già si era visto in Karateka e che qua proprio esplode ancora di più, tra l'altro lavorando sempre col padre che gli scrive le musiche, Francis Mechner, e è un altro mega successo, enormemente anche più grande di Karateka, fosse anche solo per l'eredità che si porta dietro. Nel senso è che anche uscito su qualsiasi piattaforma. Non siamo ai livelli di Doom come numero di piattaforme su cui è uscito, però è veramente uscito su una marea di roba. Sì, è lì poi l'eredità, perché all'epoca a successo viene convertito dappertutto, ma quello anche Karateka, è che poi è rimasto, nel senso, al di là che... poi farà nel 93 Prince of Persia 2, tra l'altro molto bello, all'epoca secondo me sottovalutato, e poi ci sarà Prince of Persia 3D, tentativo mai riuscito di portarlo in tre dimensioni, ma poi appunto negli anni 2000 ci sarà il reboot con Le Sabbie del Tempo e i due seguiti nel giro di 3 anni, e in quel periodo tra l'altro Prince of Persia finisce per coronare il suo sogno di lavorare al cinema, perché scrive lui quantomeno la prima versione della sceneggiatura del film, che poi verrà tratto da Prince of Persia. Ovviamente poi ci saranno 867 riscritture prima di arrivare a girarlo, però comunque... Ma il successo del primo era, diciamo, sia in America che in Europa, diciamo, bilanciato, oppure è stato più da qualche parte? Allora,
credo bilanciato a seconda del formato, nel senso che chiaro. È un successo per Apple 2, l'Apple 2 è un computer che va soprattutto in America, immagino che la versione Amiga abbia venduto più in Europa che in America, lì poi dipende. Tra l'altro delle varie conversioni ci sarà quella per Mac, che è quella con la grafica in assoluto più bella, fedele all'originale, quella per Super NES che è molto bella visivamente ma è quasi un altro gioco con livelli diversi proprio a livello di struttura, molto più difficile tra l'altro, e poi appunto l'eredità di Prince of Persia, a parte che non solo lo porta a lavorare al cinema ma gli permette anche di iniziare a lavorare nei fumetti, perché esce il fumetto di Prince of Persia che lui non cura direttamente ma che comunque gli dà un input e poi lui inizierà a scrivere e di recente anche a disegnare fumetti. Lavorerà comunque sulle sabbie del tempo, e poi vabbè, forse per assurdo l'eredità più grande di Prince of Persia oggi è il fatto che Assassin's Creed era nato come nuovo Prince of Persia, cioè dopo le sabbie del tempo il team delle sabbie del tempo viene messo a lavorare su un Prince of Persia next gen mentre altri fanno i due seguiti, solo che poi decidono che l'idea è talmente figa che facciamo che è un nuovo franchise Assassin's Creed, che è un bello sliding door, nel senso quello Assassin's Creed diventa il franchise più di successo di Ubisoft e Prince of Persia sostanzialmente scompare, perché quello del 2008 non ha il successo in cui magari speravano, quel reboot in cel shading, e la serie muore un po' lì, anche se appunto adesso c'è stato The Lost Crown, che però non è la giga produzione come poteva essere magari Assassin's Creed in quel momento. Tra l'altro quel Lost Crown fatto da Ubisoft Montpellier, con cui Mechner qualche anno fa aveva provato a fare un reboot di Prince of Persia ma alla fine non gli avevano dato, diciamo, la luce verde al progetto ed era morto lì, però poi loro hanno fatto questo. Niente, allora Prince of Persia, anagraficamente direi che io e Alessandro siamo quelli che eravamo capaci di intendere di volere quando è uscito perché stiamo parlando dell'89. Sì. Tu Alex sei del 89. Ok, quindi te l'hanno messo davanti mentre no, e nemmeno perché è uscito prima che io nascessi. Io l'ho giocato credo intorno al 92, penso, con mio padre. Europa è uscito a settembre, vedo, tra l'altro, ufficialmente. Cioè, l'ho giocato nel 92, secondo me è un'affermazione... Tu sei dell'89, hai detto? Sì, dell'89. Tra il 92 e il 93. Cioè, tu a tre anni giocavi a Prince of Persia. No, nel senso, sulle... Sì, sostanzialmente io ho ricordi anche abbastanza vivi, quindi magari fai conto che se non è il 92-93 sarà 94. Ma è, beh, però questo penso, è bello, dici. È uno dei miei primissimi ricordi di... Io seduto sulle gambe di mio padre con lo stick tipo del, cos'era, tipo un Amstrad. Ovviamente il tipico, cos'è, che io me lo ricordo benissimo, probabilmente faceva gran parte, giocava lui. Molto, molto, cioè, in realtà anche prima di questa conversazione ho chiamato mio padre per chiedergli anche un pochino, ma tu cosa ti ricordavi di quei tempi, di queste... Io sono, perché ho trovato sfizioso, perché lui ha un ricordo anche lui tipo mega vivido di Prince of Persia, anche se mi dice sempre, io mi ricordo semplicemente cadevi sempre su queste cazzo di spine perché facevi sempre troppo tardi, e mi ricordo, si ricorda tipo l'effetto sonoro degli spuntoni, no, quindi ho ricordi abbastanza vaghi ma anche abbastanza, cioè non ricordo ad esempio il contesto in cui giocavamo, cioè mi ricordo semplicemente visivamente il gioco, il fatto che giocavamo insieme, il fatto che c'era il momento in cui non sapevamo cosa fare davanti allo specchio, cose del genere me le ricordo proprio mega vivide. Ok, sì, tra l'altro non mi stupisce perché alla fine una delle cose che ha Prince of Persia secondo me è trovo rimasta abbastanza intatta, è questa, c'è proprio un gran gusto in quando usare i suoni, in quali suoni usare le musiche, dove piazzarle, il momento evocativo, e alla fine ti rimangono in testa quelle cose lì, che poi ovviamente per te questo non c'era, però insomma fine anni 80, primi anni 90, se comunque in uno che giocava da qualche anno, era abbastanza stupefacente da questo punto di vista, rispetto diciamo ai suoi contemporanei, questo gusto evocativo che aveva, e che
Una cosa che non ho detto prima, poi voglio sentire Alessandro, diciamo alterniamo giovani e vecchi. Secondo me nella sua eredità c'è abbastanza nettamente anche Tomb Raider o Tomb Madonna. Raider, nel senso che il primo Tomb Raider è Prince of Persia fatto in 3D. Bene, al contrario di Prince of Persia 3D, che era più o meno contemporaneo a Tomb Raider, perché c'ha proprio quella cosa lì. Fai il passetto. Ha quella schematicità del fare il passetto, cioè Prison Person è fatto a segmenti, Tomb Raider è fatto a quadrati, i primi Tomb Raider, e quindi quella precisione nel piazzarti, nel dover camminare piano per arrivare al bordo, ma poi anche a livello di come prova a generare l'atmosfera, c'è proprio quella stessa cosa di silenzio, effetti sonori, e quando succede la cosa grossa, il pezzettino di musica per sottolinearla, cioè. È veramente quella cosa lì, è Prince of Persia con le pistole invece che con la E i spada. dinosauri. E tu, Alessandro, ci avevi giocato all'epoca? Io ci giocai su Amiga, era la versione Amiga, Ok. quella a cui ho giocato io. Non mi ricordo di preciso l'anno perché poi l'Amiga è il mio periodo Amiga è affondato, annegato dalla quantità di giochi copiati a cui giocavo. Non penso di aver comprato un. Perché, tra l'altro, la cosa bizzarra è che per Commodore 64 erano quasi tutti originali i giochi a cui avevo giocato, che avevo su Commodore 64. Il passaggio all'Amiga invece è stato. Mi si è aperta Ma Dimmi. erano originali? Originali nel senso che erano le cassette quelle che si No, compravano in originali, edicola? avevamo. Ok. Cioè, questa cosa, adesso faccio un excursus storico. Avevo questo mio carissimo amico al tempo con che aveva. Luca Di Pietro si chiama e avevamo il rito, lo chiamavamo. Andavamo tutti i giovedì alle 3:30, 4, andavamo in questo negozio che gli arrivavano i giochi nuovi e ce li faceva vedere. Ormai ci conoscevano di nome, non, era un negozio di Genova che stava, non mi ricordo neanche come si chiamava. Stavo per chi è di Genova, era vicino a Porta Vacca, dava sul porto antico, su quello che adesso è il porto antico, che l'hanno fatto la rigenerazione e tutto, però era su Corso Aurelio Saffi, tutta quella zona lì, ed era vicino, praticamente è dove adesso c'è la fermata metropolitana della Darsena, era più o meno lì il negozio al tempo, e si parla veramente di 35 anni fa, più di 30 anni fa. Non mi ricordo purtroppo come si chiamava, e andavamo tutti i giovedì lì e ogni tanto compravamo qualcosa. Non è che comprassimo tutti i giorni, non è che avevamo tutti questi soldi per spendere, perché i giochi per Commodore 64 al tempo mi sembra che stassero tra le 19 e le 29 mila lire. Sì. E quindi ogni tanto capitava che comprassimo qualcosa, però il rito includeva anche qualche partita al coin-op di Bubble Bobble che avevano lì. Quindi giocavamo anche a Bubble Bobble lì. E quando poi sono passato all'Amiga, invece, non so se hanno chiuso, vai a sapere, o forse perché i giochi per Amiga costavano anche un botto di più rispetto a quelli del Commodore 64, Allora, mi sa quelli di. per Amiga costavano, quelli d'azione, cioè tipo i Prince of Persia, costavano 29-39 mila lire. 39 mila lire, quelli un po' più lussuosi. Costavano invece sensibilmente di più, tipo 70 Quelli le con avventure tanti grafiche, dischi. i giochi di ruolo, eccetera. E poi ogni tanto c'era la roba tipo Dragon Slayer che aveva 12 dischetti e costava magari 90 mila lire. Però sì, costavano quelle 10 mila lire in più Lì era medie. fuori dalla portata di un adolescente che stava con la paghetta dei genitori, quindi lì. Vabbè, ci sta. E lì noi avevamo l'abbonamento a un pirata, ogni tot ci dava questo centinaio di dischetti, tornavamo a casa, alcuni funzionavano, alcuni no, però ce n'erano talmente tanti che funzionavano spesso. A volte quelli che ci interessavano di più ce li facevamo ricopiare, cose del genere. E Prince of Persia era uno di questi. Purtroppo non è legato tanto a tanti ricordi perché non avendo il multiplayer, non è che c'era questa cosa che ci vedevamo con gli amici, non so, Kick Off 2 per dire, non, questa cosa, Kick Off 2 ci ho passato una marea di ore perché ci facevamo il giro a casa degli amici. Questa invece era più una cosa a cui giocavi da solo, però sì, è un po' come la prima volta che giochi ad Half-Life, quella cosa che dice, ah, ma i videogiochi possono fare sta roba qua. È quel momento lì, Prince of Persia, più di Karateka l'aveva già fatto,
E questo lo espande in maniera ancora, forse perché ovviamente graficamente è molto più bello, tecnicamente è più interessante, più anche come meccaniche di gioco è più interessante, sì, è più ricco, c'è un sacco di robe di più. Però sì, è anche un po' più accessibile, è anche più accessibile, sì. Che per quanto io mi cattivo. Ho confermato quanto mi ricordavo, sono veramente scarso a giocare, sono veramente, in genovese si usa la parola grammo. Uno, se grammo vuol dire che non sei bravo a fare una cosa, in particolare se grammo come il brodo di trippa, si dice, che vuol dire che sei veramente scarso. Adesso non sono mai stato bravo a giocare a Prince of Persia e ci ho giocato in questi giorni e mi sono ricordato quanto non ero bravo al tempo e quanto continuo a non essere bravo. Non so perché, mi respinge, però è bellissimo. Sì, sì, no. E tu, Massimiliano, hai ricordi? Ho ricordi. Allora, anch'io come Alex non l'ho giocato nell'89 perché avevo 5 anni, per uh-huh. cui anche perché forse quell'epoca ero più sul Nintendo. Computer è arrivato un pochino dopo. Aspetta, computer su cui potevo mettere le mani è arrivato un pochino dopo, quindi penso di averlo provato alle elementari, quindi tra il 90 e il 95, ma non ho assolutamente idea di quando possa essere stato. Ricordo, allora, nei miei ricordi non ho mai superato il primo livello, che è una cosa possibilissima, però anche lì i suoni mi sono rimasti nel cuore. Ad esempio l'inizio del gioco con quelle 4-5 note, quando atterri subito all'inizio e vedi il principe, insomma, questo tutone bianco per la prima volta. Sì, esatto, una once. Principe della Persia biondo. Esatto, bianco e biondo. Per cui io invece ho avuto la sensazione inversa rispetto a quella di Delu giocandolo adesso, perché mi sono detto, cacchio, ma non è così difficile, ma che cavolo trovavo? Non è così complicato. Ha dei momenti un po' tosti, ma è più una questione di tempi, è più una questione di calcolare bene le distanze, sapere quando saltare, quando non saltare, dove saltare soprattutto, ma l'ho trovato più giocabile rispetto a quello che ricordavo. Avevo veramente paura di ritrovarmi davanti a un gioco di un legnoso imbarazzante, e invece è stupendo ancora oggi. Spoiler, sì, mi è piaciuto un casino, mi è piaciuto veramente un sacco, veramente un sacco. Sì, tra l'altro, adesso, come dicevamo prima, la versione Apple II probabilmente è più popolare in America che dalle nostre parti. Immagino che per molti Prince of Persia sia quello. Per me il look di Prince of Persia è quello della versione Amiga barra PC, che non sono proprio identiche, ma la versione Amiga è basata sulla grafica della versione PC. La versione Amiga penso che sia a 16 colori. Sì, però lo quella stile, diciamo, PC esisteva già al VGA al tempo. Sì, sì, sì. Quindi sì, avevano sì, già la roba del 256 colori. Sì. Però l'estetica, diciamo, è quella. Poi la versione più bella è quella Mac, ma insomma adesso non so quanta gente abbia giocato su Mac, magari tantissima. Però sì, io all'epoca, a parte che mai fatto venire in mente, Alessandro, io i giochi per Commodore, per me i giochi Commodore 64 invece erano soprattutto le cassettine dell'edicola. Avevo qualche gioco originale perché magari avevo iniziato a leggere le riviste e li compravo, però soprattutto le cassettine dell'edicola, anche se un sacco di gente proprio non mi crede quando dico questa cosa, ma io ho trovato probabilmente l'unica edicola in Italia che aveva anche i giochi originali per Commodore 64, l'edicola di Bonola, la metropolitana di Bonola, andavo lì e infatti ho qualche gioco originale per Commodore 64 preso là, però per me, diciamo, siccome ero ancora forse piccolo quando giocavo con Commodore 64, il fatto di andare in negozio e comprare i giochi originali inizia più con l'Amiga. Comunque, io penso che quel periodo lì fosse una delle prime cose che potevo uscire da solo, andare, perché quando quel periodo lì ero a cavallo tra la scuola, fine della scuola media e i primi anni delle superiori, uh-huh. E quindi è una delle poche cose che potevo fare, uscire, i miei mi permettevano di fare questa cosa regolarmente, perché tanto sapevano che andavo lì, guardavo le 4 cazzate, le tipo mezz'ora e tornavamo a casa, non è che... quindi uscire di sera se ne è parlato molto più avanti. No, certo, sì. Probabilmente io non avevo un negozio a portata, nel senso che ho un chiaro ricordo che c'era l'elettricista in fondo
in fondo a via, cos'era, via Uruguay forse, e dove andavo a comprare i joystick quando li sfondavo, Porca cioè, troia. con tipo i giochi delle Olimpiadi, così, e lì, quelli, vendeva i joystick, però non c'aveva i giochi, aveva i joystick. Per cui sì, cioè per me Prince of Persia, poi ci ho rigiocato, sono sicuro di averci rigiocato su PC, ma per Prince of Persia è quello Amiga, ho ancora qua la scatola originale, ci tengo a Grande, sottolineare con meraviglia. l'autografo di Jordan Mechner. Ah, quando ha fatto la Ah, presentazione ok. della come si chiama, della graphic Di novel di a Parigi? Replay. Replay, sì, Ottimo, bravo, firmava la graphic novel autobiografica, beh, però mi sono portato anche il gioco perché c'era faccia hai un'occasione. fatto quando ti sei presentato con la copia del gioco originale del Ma tempo? vabbè, cioè, penso che sì, non È dubito di essere stato abituato, lungo. non è... Sì, Ah, tra l'altro mi ok. sono presentato, cioè sapevo, avevo visto sui social che c'era sta cosa, mi sono presentato lì a cazzo, anche un po' in anticipo rispetto all'orario, mi hanno chiesto, ma tu ti sei prenotato? Non so di cosa stanno parlando. Dice, vabbè, non c'è ancora nessuno, vai. E quindi sono andato lì, stavo finendo di parlare con uno, mi sono seduto, subito gli ho detto, parliamo in inglese, per favore. Che beh, lui parla francese perché vive qua da un sacco di anni. E vabbè, poi appunto gli ho estratto anche la scheda. Bello è il disegno sul fumetto, ma figa, bellissimo, ma sinceramente. Però anche la firma sul gioco per Amiga, abbi pazienza. E sì, comunque ci ho giocato all'epoca e devo dire, a rigiocarci oggi, la cosa che mi ha stupito non è tanto la facilità, ma la brevità, che poi ha senso perché è un gioco che devi poter finire in un'ora, però nei miei ricordi era stata una roba immensa, perché chissà quante volte ci ho Sei giocato quasi prima di uscire a morti, sì. finirlo. Sì, Esatto. perché poi mi ricordo, adesso non mi ricordo in realtà, però immagino si potesse Sì, salvare. leggevo su Wikipedia che dal secondo livello in poi potevi riprendere a un certo punto. E la Al versione terzo, credo, PC, tipo, addirittura. aveva la versione DOS ti faceva partire anche se finivi. Il livello, se non finivi il gioco prima che scadesse il tempo, ti faceva riprendere dal livello 12 senza vite, senza niente, così almeno ti diceva: Ah, non devi capito. rifarti tutto il cazzo di gioco, che è abbastanza user friendly se ci pensi. Beh, e comunque ricordo che mi richiese un po' di tempo riuscire a finirlo, però ci riuscii all'epoca. E a rigiocarli oggi l'ho trovato in realtà, cioè per dire rispetto a Karateka, secondo me questo è un gioco molto più moderno come difficoltà. Karateka è veramente figlio di zoccola. Se mi Nonostante ti parli della ricordi che Karateka. avevano detto che Karateka c'aveva sta cosa che tu ti muovevi al doppio di frame perché per essere però sì, Karateka è molto più No, è difficile di bastardissimo. A parte questo. che c'ha le infamate, tipo la cosa di lei alla fine che te mena se arrivi Però correndo. Ma quello lo fai no. una volta, E vabbè, sì. poi quello è incentrato molto di più sul combattimento, sul tempismo ed è difficile. Qui tutto sommato i combattimenti sono pochi e se stai attento non è che siano poi così difficili. È questione di parata, contromossa e via. Alla fine più la parte diciamo cioè pensavo al confronto con i giochi d'azione giapponesi contemporanei che secondo me sono molto più esigenti perché sono molto più basati a parte che in certi casi sul memorizzare i pattern e robe ma poi richiedono molto di più i riflessi. Qui alla fine tutto sommato te la cavi molto facilmente nei combattimenti con parata contromossa e il resto non è questione di riflessi, è questione di studiare il livello e capire cosa devi fare sostanzialmente. E in questo quindi in realtà pensando anche quando ho intervistato Patrice Désilets che è stato il director sulle sabbie del tempo e tra l'altro mi spiace che quando ho intervistato non mi è venuto di chiedergli come aveva lavorato assieme a Mechner perché comunque è cosa nota che anche Mechner ci ha lavorato lì considerando che Désilets parla del Prince of Persia originale come di ma io non ci avevo giocato all'epoca ci ho giocato tipo un'ora prima di mettermi a fare le sabbie del tempo ma che è sta merda si muore di continuo. Che è vero, si muore di continuo, posso Vero. certificarlo. Porca troia. Sì, però cioè, alla fine la difficoltà è il fatto che muori e ricominci dall'inizio del livello e ovviamente non ti ridà il tempo che hai perso e quindi c'è il problema del timer. Ma ci sono giochi di adesso che secondo me sono anche più stronzi di questo. Cioè, un Souls secondo me fa un po' più fatica a finirlo di Non lo so, questo. Sì. cioè è quello che non mi considero un giocatore scarso, nel senso che giochi sono abbastanza. Non li metto a livello super difficili, non sono uno che fa le no hit run o cose del genere, non sono a quei livelli. Però i giochi di solito li finisco se mi ci metto. Questo veramente non lo so, forse perché
i controlli hanno certe idiosincrasie loro, tipo... Ma hai più difficoltà nel combattimento o nel platforming? No, perché secondo me nel platforming ha un po' questo, cioè è come se ogni salto tu dovessi, cioè dopo un po' il tuo cervello si abitua che devi fare tipo 5 frame prima del salto, devi premere il salto perché comunque deve finire l'animazione. Ha un po' questo sistema che in base alle misure del salto l'ho trovato anche io abbastanza ostico. Io morivo una marea di volte sul fatto che ti tiri su, se ti giri, se ti muovi prima che abbia finito l'animazione del giro, si rigira e quindi stai per saltare, salti giù nel vuoto, quante bestemmie che sono volate. E io quella cosa lì, perché probabilmente sono anche abituato a... certe meccaniche dei giochi moderni che non hanno questa cosa dell'input, che se dai l'input prima di che finisca un certo ciclo di animazione interrompe l'animazione e torna indietro, cioè quindi sono tarato. Poi al tempo magari ero veramente scarso, il mio sedicenne era più scarso magari adesso del mio quasi cinquantenne sotto certi punti di vista, però l'ho trovato, cioè le scene in cui scendi e poi devi risalire, continuare a salire, quante volte sono morto perché invece di saltare su si è girato ed è saltato nel vuoto. Ma lì, secondo me, a me ha aiutato proprio, mi è scattata la memoria muscolare di averci giocato tanto all'epoca e l'abitudine allo shift, perché alla fine quello che devi fare in sto gioco è... Ah, voi ci avete giocato la tastiera, perché io ci ho giocato il pad. Il punto è il tasto per camminare. Tu tieni sempre premuto quello, okay, sì. Cammini, ti sposti, cioè non fai i movimenti inconsulti che ti fanno cadere, ti fanno finire. Ma in realtà, le lame, eccetera. In realtà lo shift ho trovato una figata totale, cioè anche nel fatto che spesso parliamo tipo, che ti posso dire, con i giochi di, Quantic Dream, il fatto che provi a fare i controlli che provano a darti le sensazioni dell'azione, fai queste... combinazioni di tasti assurdi. In realtà ho trovato fighissimo il fatto che comunque hai questa cosa meccanica del tieni shift per tenerti sul board e lascia shift per lasciare, cioè proprio meccanicamente bellissima questa cosa. Ed è secondo me fighissimo quando ci sono i punti in cui caschi e ti devi appendere e ti riaggrappi, sì. La soddisfazione che ti dà quando cadi e ti viene l'istinto di premere shift per aggrapparti a qualcosa, bellissimo. Al volo, secondo me sono... Beh, infatti, cioè, è ovvio che il discorso è che ha questa mentalità, e questo è stato carino parlandone con Desilè, che lui non faceva nome, ma ovviamente si stava riferendo a Tomb Raider, e diceva che questo è un gioco ovviamente costruito con una mentalità da gioco 2D, cioè l'idea di essere preciso, di arrivare sul centimetro giusto, sul pixel giusto, fare il salto preciso, e dice non, i giochi 3D non ha senso farli così. Parentesi, Tomb Raider. E invece quando uscì Mario 64 dice è così che bisogna farli, cioè ti muovi liberamente, hai tolleranza sulla precisione dei salti eccetera, dice, e loro poi hanno provato a fare questa cosa nelle sabbie del tempo, che ovviamente ha molta più tolleranza sulle cose. A questa cosa qua, che ovviamente può essere vista come un po' vecchia, cioè oggi anche i giochi 2D non li fai così, li fai con quella morbidezza e con la fluidità da gioco 3D, tra virgolette. Ma in realtà anche all'epoca non era così evidente questa cosa, nel senso anche Ghosts and Goblins c'ha questo tipo di precisione, però non è così integrata nelle meccaniche. In Prince of Persia fa proprio parte del gioco il fatto che tu devi andare sul bordo, devi metterti sul pixel giusto per fare il salto e queste cose qua, tant'è che i punti più difficili secondo me a livello di movimento sono quelli in cui devi un po' infrangere questa regola, perché devi fare la corsa veloce per saltare prima che si chiude il cancello e passare magari in mezzo alle lame. Quelli sono i punti un pochino più difficili, e chiaramente ci giochi con oggi, se ci giochi usando il save state non sono un problema, se ci giochi sbagli quel salto devi rifare tutto il livello, con la testa di oggi ti girano un po' i maroni, ma probabilmente anche all'epoca un pochino ti giravano, però era un po' più normale come concezione. Sì, questa cosa che veramente è un po' questa, il fatto delle relazioni abusanti, il partner, la parte che ti tratta male, e che al tempo cercavi di razionalizzare la cosa come ma si fa così, sono tutti così, sono tutte così, è normale,
E poi giochi a un gioco che ti tratta come una persona normale, come ti tratta in maniera decente, dici, ma vabbè, ma allora era stronzo quel gioco là, e vaffanculo, va. Secondo me è molto schiava dalla tecnologia e dall'animazione, cioè dal come vengono approcciate le animazioni. Cioè, secondo me il concetto per cui tutte queste misure non sono precise come ce le aspettiamo è esattamente per il fatto che non esiste che tu a metà animazione della corsa gli fai scattare il salto. Lui attende la fine del ciclo di animazione della corsa e poi salta. È dettata da questa anche un po' questa sensazione di non avere il controllo diretto, cioè quando prendi salto tu attendi la fine dell'animazione della corsa per effettivamente saltare. E i livelli sono comunque costruiti attorno a questa cosa, al fatto che quando tu durante un'animazione già dai il comando per quella successiva sapendo che arriverai a quel punto a fare, alla fine è come Pac-Man che puoi dare il comando della curva prima di arrivare allo spigolo perché così prepari la svolta, diciamo. E quello che dice Alessandro, poi vorrei sentire Massimiliano che l'ho visto che cercava di parlare, quello che dice Alessandro in parte è vero, in parte però secondo me va detto una cosa, questa mentalità dell'essere punitivi, che era un po' anche figlia di gente che arrivava magari dalla sala giochi, come in sala giochi bisogna essere punitivi per spillare le monetine, a casa non era necessario, però è anche figlia del fatto che se Prince of Persia non è difficile, lo finisci in un'ora e poi hai speso 30.000 lire e dici ma vaffanculo. È anche vero quello, sì. Cioè, secondo me c'era anche un po' questo fatto qua. Oggi i giochi durano 12 ore senza essere così punitivi. Se fossero pure così punitivi, la gente li mollerebbe dopo mezz'ora. Un gioco che dura un'ora è chiaro che devi dare, che dura un'ora anche per limiti tecnici, di budget, quel che vuoi, devi dare un modo per renderlo difficile. Però secondo me Prince of Persia rispetto a tanti, tanti, ma tanti giochi per computer di quegli anni è molto più corretto, cioè non è un continuo tirarti in testa robe che arrivano dal nulla, morti che è impossibile evitare se non sai il livello a memoria, è comunque un gioco in cui se tu fai attenzione, certo, puoi sbagliare il salto, ma non è che ti ammazza apposta in un modo che era non evitabile. Beh, però anche alcune parti sono un po' trial and error, nel senso se mi butto qua nel vuoto c'è poi il punto dove c'è un segreto, una piattaforma a cui appigliarmi che magari c'è la pozione di potenziamento, oppure se salto qui muoio e basta. E finché non lo provi non lo sai. Cioè, Beh, però quello, c'è. allora c'è un pochino se cerchi i segreti, è Sì, quello vero. sì. Ma se stai Esatto, sì. semplicemente giocando, c'è un solo punto in cui devi lasciarti cadere, però non puoi fare altro, quindi dici, vabbè, ci provo. Poi a quel punto sai che se tieni premuto Shift ti appenderai sotto e quindi te la cavi. Massimiliano. Esatto, era quello che volevo dire adesso, è che c'è sempre un indizio che ti fa capire, anche molto sottile, tipo no, non c'è il muro dopo, la colonnina di dove ti stai appendendo, c'è sempre un indizio per farti capire dove stai andando. Sulla questione delle animazioni, credo che fosse, che diceva prima Alex, la questione del saltare soltanto quando finisce il ciclo di animazione della corsa e via dicendo, credo che potesse essere anche dovuto a come lui le aveva create le Certo, animazioni. certo. Quindi forse anche per una sua, non so, inabilità, come dice nel libro, credo, perché non l'ho letto, devo recuperarlo, del saper fare le animazioni. Quindi dice, vabbè, però se io gli faccio mettere il piede, lui poi deve saltare, un po' saltare col piede a mezz'aria, come faccio a collegarlo? Faccio che non glielo faccio fare, Però secondo fine. me è anche in parte una scelta, perché ad esempio se tu guardi come funzionano i combattimenti, tu puoi fare la parata. E poi finisce, diciamo, l'animazione di lui che ti ha attaccato e tu pari e gli fai il colpo. Però se tu fai il colpo subito dopo aver fatto la parata, in realtà fa la contromossa, diciamo, cioè spezza l'animazione della parata e gli fai l'attacco subito. Che tra l'altro spesso è controproducente perché ho notato che con alcuni nemici se tu fai questa cosa loro ti parano la contromossa e ti riattaccano. La controparano, Mentre la con gli stessi nemici se controparata, tu sì. fai semplicemente la parata e poi fai l'attacco dopo aver lasciato finire l'animazione, li freghi. Per cui è come se, cioè non ne ho idea, però mi ha dato l'impressione che alcuni nemici siano stati pensati per contrattaccarti se tu gli fai la contromossa e fotti questa cosa se non gliela fai la contromossa. Per cui credo che sia un insieme delle due cose, nel senso probabilmente era più semplice a livello tecnico non dover studiare modi per interrompere tutte le animazioni, però poi alla fine è diventato anche un po' il design del gioco costruito in quella maniera. E
e appunto quando voleva fare veramente, che potevi interrompere l'animazione per fare la contromossa, in realtà l'ha fatto. Cioè, lo puoi fare. Tra l'altro i nemici, parlando di limiti tecnici, inizialmente non c'erano, c'era la collega in Brotherbone che gli rompeva le palle, mettici i nemici, ma non voglio, mettici i nemici, ma non voglio, e aveva fatto il doppio, cioè quello che tu entri nello specchio e lui esce dall'altra parte e poi torna, perché non gli occupava memoria, dato che era lo stesso personaggio riflesso, e poi leggevo che ha trovato un modo per recuperare altri 12k e grazie a questi ci ha messo gli altri nemici. Beh sì, in quel documentario di Ars Technica che vi ho linkato, lo spiega un po' sta cosa qua, che tra l'altro lui è interessante anche come racconti, come lui aveva quest'idea, lui aveva questa cosa del gioco, di cosa avrebbe dovuto essere, dell'idea, e poi lo dice che da un punto di vista creativo, da un punto di vista personale, è difficile scendere, accettare il fatto che la tua idea originale magari non è poi così buona come tu pensi che sia, che possa essere, quindi accettare che è fallibile e quindi accettare anche il consiglio della sua collega, che effettivamente il gioco mancava quello che spiega nel documentario, dice che mancava proprio un elemento di tensione del gioco. Sì, era animato bene, però non c'era una sensazione di pericolo vero e proprio, che non fosse oltre, vabbè, sbatti contro il muro, cadi nel vuoto. Serviva un elemento che aggiungesse una tensione in più, e il combattimento nel momento in cui aggiunge l'ombra. Nel momento in cui ha aggiunto e ha aggiunto anche il combattimento con quello, perché effettivamente, come dicevi tu, non gli rubava memoria, perché era praticamente lo stesso personaggio che combatteva contro se stesso letteralmente. A quel punto si è reso conto che è effettivamente troppo più bello se puoi combattere non solo contro te stesso a quel punto, e quindi a quel punto si è messo a ok, devo metterci anche le guardie perché diventa troppo più bello se ce lo metto, e infatti sì. Che poi in realtà c'è un'altra cosa fighissima nel combattimento, che sembra banale ma in realtà è spesso ben innestato nel level design, col fatto che ad esempio tu hai sempre il fatto che se pari fai un passo indietro, no? E quindi spesso ti mette in queste situazioni in cui magari hai una trappola dietro, e quindi sai che devi stare tu più sull'offensiva, perché se stai sulla difensiva continua a spingerti dietro e quindi sei sempre più a rischio. Anche questo sì, ho trovato una cosa sfiziosissima. E comunque tu i nemici li puoi spingere sulle punte, dentro le lame, giù esatto, sui pannelli che cadono. C'è una mossa che se ti avvicini fino a andargli addosso ci si scambia di posto, e quindi più volte io mi scambio di posto e hai vacci te contro le lame. è molto figo come comunque il combattimento si integra, o anche puoi spingerli sulle piattaforme che cascano. È vero, questa cosa è assolutamente bella. Poi è chiaro che parte della tensione è che da metà in poi ti piazza sempre nemici subito dopo una lama, subito dopo una punta, e quindi ti crea quella cosa lì. E tra l'altro quella meccanica lì te la insegna quando ti fa combattere contro lo scheletro, che ti dice letteralmente, è il momento tutorial non tutorial, che non ti mette, ti insegno questa meccanica di gioco, mettendoti, che tra l'altro è l'unico scheletro contro cui combatti, se non sbaglio, non ce n'è altro, c'è solo quello, c'è solo quello che è messo apposta per insegnarti sta cosa qua. Ma da questo punto di vista mi viene in mente un po' la cosa che dicevo quando abbiamo fatto il podcast su Doom, che ha questo design molto attento proprio nello spiegarti le cose senza spiegartele, ti piazza le robe in maniera che tu sei costretto a fare una cosa che a quel punto hai assimilato e farai per il resto del gioco, che è una roba che detta così sembra banalissima, ma in realtà soprattutto all'epoca non era così scontata che un gioco lo facesse, e mi ha fatto venire in mente Doom, anche perché secondo me si vede che è un gioco su cui si è ossessionato per un paio d'anni, credo, a rifinirlo ai livelli, perché comunque c'è un'attenzione nella crescita, nelle dimensioni dei livelli, nella complessità, in come ti mette tutte le cose, come sono piazzate le trappole, i segreti. È veramente, secondo me, un design dei livelli che è di una pulizia, di una precisione fantastica. È proprio bello dall'inizio alla fine, da quel punto di vista, anche al di là delle trovate scenografiche, che sono poi la cosa in più
che ha rispetto magari, perché poi questo stesso gioco qua fatto da un'altra persona nel 1989, a parte che fallo, perché comunque tecnicamente non è banale, però sarebbe stato solo ambientazioni tutte uguali, livelli sempre più lunghi, sempre più complessi, con le stesse 5-6 trappole, nemici piazzati in giro. Invece c'è proprio il gusto nel, a parte il raccontarti una storia con due o tre cose, ma poi nella progressione, in come ti mette le cose, fa quella cosa che poi farà anche Another World un paio d'anni dopo, di fare il livello in cui tu stai andando sotto e sopra ti fa vedere le cose che dovrai affrontare dopo, le cose che succederanno dopo, e quindi ti crea quella tensione. È proprio fantastico, secondo me, nell'attenzione a tutti questi dettagli. C'è un'altra cosa dal punto di vista tecnico che mi è piaciuta moltissimo, ovvero che cioè è ovviamente un gioco a schermate fisse, no? Però solo per il fatto che l'animazione continua ad estendersi da una schermata all'altra, ti dà comunque un senso di continuità dello spazio completamente diversa rispetto al attraverso lo schermo si refresca e sono in un punto all'inizio della schermata. Cioè hai proprio questo fatto che la corsa, mentre, cioè nel momento in cui cambi lo schermo, tu stai continuando a correre con la stessa velocità e lo stesso frame dell'animazione, che proprio dà una sensazione di continuità che secondo me è fighissima, proprio per ricollegarsi a questa sensazione del lato cinematografico dell'azione. È appunto proprio di questo senso di continuità del level design, che è come se fosse comunque uno spazio unico. Cioè il cambio di telecamera diventa quasi uno strumento necessario, ma potresti anche immaginarlo a schermata più grande, con spazi molto più grandi. Sì, assolutamente. Poi è pieno di piccoli tocchi del tipo, che di nuovo sono cose che in un gioco moderno sono normali, anche perché soprattutto sopra un certo livello di produzione c'hai proprio l'addetto a fa ste robe, però tizio che se lo fa da solo nel 1988 è un'altra cosa, sia a livello di comunicarti cosa magari devi fare, sia a livello anche solo di atmosfera, tutti quei punti in cui trovi per terra una piattaforma frantumata e quindi ti suggerisce che è un livello in cui devi far cascare robe, come gioca col suono, tu passi su un interruttore e senti che si apre un cancello dall'altra parte, che è una cosa che tra l'altro farà tantissimo poi Doom anche un paio d'anni dopo, sta roba qua. Di nuovo, mi ripeto, è veramente curatissimo. E poi, a parte che ci sono due o tre punti in cui, e questa cosa poi se guardi un video di uno speedrunner te ne rendi veramente conto, puoi fare strade un po' diverse, non dico che sia open perché non lo è, però c'hai un minimo di opzioni. Ci sono tutte quelle trovate, tipo, che ne so, prendi la prima volta che trovi la pozione blu, che è quella che ti fa perdere energie, sì. Tu c'hai la pozione rossa, passi un cancello, prendi la pozione blu, ma hai appena fatto chiudere il cancello, quindi non puoi tornare a prendere il pezzo del merda. Esatto. Che poi pezzo di merda lo stesso, perché comunque metti che avevi perso vita, prendi quella rossa, dici sì cazzo, ho ripreso la vita, un secondo dopo perdi la vita. La pozione che ti fa ribaltare lo schermo, sì? che è completamente superflua quella sezione, è solo per romperti i coglioni, ti rimbalta lo schermo e devi trovare quella che te lo rimette dritto e hai solo perso tempo. Ma poi tutte le cose, tipo questa la riprende da Karateka, di fare gli stacchi su lei prigioniera, a parte quanto sono ancora nella loro rozzezza, per carità, ma quanto sono ancora belle le animazioni di lei che si gira, Jafar che arriva. No, ma sono bellissime. E il secondo stacco su di lei c'è lei che è sdraiata sul letto con la vestita che va a due palle. e poi mi sono segnato alcune cose. Allora, il doppio. La prima volta che trovi quando trovi lo specchio, dici che cazzo devi fare, devi saltare nello specchio ed esce il doppio, poi lo rincontri che t'arrampi, che arriva lì e ti frega la pozione. Quando ti chiude la porta in faccia, la grata in faccia. Quel livello che è credo il sesto, che finisce subito, sì. Perché c'è lui che ti chiude la grata e devi lasciarti cadere. Sì, è il sesto, perché poi appena cadi sei al settimo.
E ti devi appendere al volo. La settima subito, sì. Sì, ed è una roba che nel 1989, ma quando mai si è visto una roba del genere? È Esatto. di una bellezza. A parte che secondo me è figa ancora oggi, comunque, come idea, ci No, arrivi. come trovata secondo me è ancora Assolutamente. non ha età una trovata del genere, secondo me. Ma E infatti. poi quando lo affronti, cioè la prima Ah, io non volta, ci di sono mai nuovo, arrivato ad affrontarlo, allora quindi. io adesso lo sapevo ovviamente, ma all'epoca tu lo affronti, lo combatti e ogni volta che lo colpisci perdi energia anche tu. E il momento in cui ti rendi conto devo rinfoderare la spada, così la rinfodera anche lui, non mi attacca più, e poi gli corri incontro e lo riassorbi. Tra l'altro è bellissimo perché lo riassorbi e lui si gira perché prende l'inerzia dell'altro e corre. È un momento di una figaggine allucinante. Ripeto, Siamo ai livelli di 1989. figaggine del momento Psycho Mantis di Metal Gear Solid. Siamo lì, Secondo me, sì. contestualmente sì. Alex, Secondo me tu. nell'89 Sì, abbastanza assolutamente. volutamente. Cioè, Assolutamente sì, nell'89 assolutamente sì. questo e nel 91 Another World fanno delle robe che sono fuori di testa rispetto ai giochi dell'epoca. Poi magari sono meno raffinati come gioco d'azione rispetto al miglior Castlevania o Contra degli stessi anni, ma dal punto di vista di queste trovate qua sembrano giochi di 20 anni dopo. Sì, Cioè, sono devi d'accordo. aspettare. Oppure questo dice su quanto sono peggiorati i giochi No, e quanto ci ha dopo messo, cioè, vent'anni. devi praticamente arrivare alla PlayStation, a Resident Evil, a Metal Gear Solid per avere delle trovate di questo livello, secondo me. Sì, forse più Metal Gear. Infatti era un po' il timore di riprendere in mano questo Prince of Persia perché appunto oltre al primo livello non c'ero mai andato, ho detto ma non è che mi romperò le balle a giocarlo, sarà un gioco tosto, sarà un gioco che magari non mi piacerà neanche giocare e invece mi sono ritrovato stasera a cena con la mia compagna a dire cacchio però è proprio figo, adesso che torniamo a casa lo voglio finire perché sono lì al 12° livello, mannaggia, e lo voglio finire, peraltro finito con 30 secondi di scarto Io avevo all'epoca più o meno mi è andata così, stavolta lussuosissimi 10 minuti mi sono avanzate. Uè, che boss. La tensione che ho provato giocando questo titolo con tutte le figate che avete detto fino adesso, con letteralmente la bomba d'orologeria, no? Che i 60 minuti che stanno scorrendo, e vedere la prima volta che sono arrivato al 12° livello ieri sera, 2 minuti rimasti all'inizio del livello, ho detto no, minchia, non ce la farò mai. E infatti non ce l'ho fatta, però vabbè, quello è un altro discorso. Però sapere che posso arrivarci con più tempo, riesco a farcela, riesco ad arrivare a quel punto lì, già solo per quello, per me è stata una cacchio, un'esperienza bellissima, veramente figo da giocare. E credo che consiglierò anche ai colleghi che non hanno, perché sono molto giovani, che non hanno giocato a titoli appunto così vecchi, penso che sarà uno dei primi che gli consiglierò. Detto proprio sinceramente, perché cacchio, è corto, non è incredibilmente complicato. È difficile, ma non così tanto, però secondo me merita tantissimo di essere giocato ancora oggi, sotto un sacco di punti di vista, che tutti quelli che abbiamo detto fino adesso, fondamentalmente. Ma tra l'altro. E poi la cosa bella di queste trovate abbastanza fuori di testa, del tipo come faccio a risolvere questa situazione, ad esempio la più banale, quella dello specchio. Ovviamente il contesto è il contesto in cui se tu non sapevi cosa fare, cioè sti cazzi, non è che tu No, apri esatto. Google e dici Dovevi come vado aspettare che a uscisse trovare la sta soluzione roba. su Zappo, quella la rivista del The tempo. Games Machines. Io ad esempio ricordo, allora Prince of Persia, mio padre se lo fece dare, aveva un collega calabrese col figlio che ai tempi era tipo teenager, e quindi ci dava questi giochi ovviamente piratati, duplicati, avevamo Prince of Persia. E io mi ricordo questo fatto che successe sia con Prince of Persia che con, se non sbaglio, con Indiana Jones and The Fate of Atlantis, che mandò il fax a mio padre per dire come risolvere,
come risolvere, non mi ricordo se era tipo il fatto della mongolfiera ai tempi di Indy, e qua c'era, se non sbaglio, il fatto dello spedi, come arrivare ad andare dall'altra parte dello specchio. Cioè era realmente un momento in cui comunque se tu non sapevi come andare avanti, comunque ti dovevi un po' mettere lì a pensare, certo. Se compravi le riviste, prima o poi arrivava il numero con la soluzione, o magari ce l'avevi già perché era uscita. Però sì, a parte quello, in realtà questo è il motivo per cui in quel periodo facevano i publisher un sacco di soldi con le hotline, che tu chiamavi e chiedevi cosa fare, cioè avevano l'addetto proprio che rispondeva. Quando io ho cominciato a lavorare in Square a Londra, avevamo l'addetto alla hotline in Square Europe. Ancora ci sono andato a lavorare a fine 2000. Tra l'altro tu, Delu, hai menzionato, prima hai parlato dello scheletro, Delu. Sì. È un jump scare comunque quello, che tu passi... Beh, sì. Tra l'altro lo vedi, perché se non sbaglio ci passi sopra, sì. È lì per terra. È sotto. Sì. È la mossa Resident Evil, sì. Cioè salta su quando passi la seconda volta. Sì. No. E beh, di nuovo, 1979, tutte ste... Perché poi... Se tu prendi una di queste idee, secondo me un gioco che fa una roba simile di quegli anni lo trovi. Ma sto coacervo tutto assieme è fuori di testa, è veramente fuori di testa. E anche il fatto che è così compatto, cioè il fatto che è così compatto gli permette di avere tutti questi momenti e renderli tutti importanti. Cioè non è che tra uno e l'altro hai tipo 3 ore di filler in cui fai la stessa cosa, è tutto tipo molto Cioè, secondo me, io che sono uno che si lamenta sempre dei giochi troppo lunghi, questo secondo me dura esattamente il giusto, cioè non c'ha veramente un filo di grasso, e anche in quello lo vedi quanto l'ossessione di farlo, di rifinirlo, di sto gioco deve essere perfetto, non mi rompete i coglioni, devo passarci ancora 6 mesi, secondo me è proprio palese. Tra l'altro, cioè, non abbiamo menzionato il topo, ragazzi, la scenetta. Stavo per dirlo. Con lei che manda il topo e dici vabbè, e poi quando sei lì e non puoi uscire, arriva il topino, ti fa uscire e poi torna nella cutscene dopo, torna, è una roba di una bellezza, è veramente poetica. Tra l'altro, come finisce se ti scade il tempo? Si vede la stanza con la clessidra finita senza lei. Ok, va bene, allora non... E poi c'è un'altra cosa, io non so se voi l'avete, questa cosa ha più a che fare su come avete giocato recentemente Prince of Persia. Io l'ho giocato su questo SDR, sì, è lo stesso POP, che è una sorta di... che fa una cosa fighissima, perché ovviamente il design originale del gioco, come abbiamo detto, non ti permette di fare ovviamente quick save, quick load, più è il fatto che se tu fai finta sei a... inizi il gioco, al 57esimo minuto muori e riparti dall'inizio del livello, non è che ti fa ripartire a 60 minuti, tu hai sprecato quel tempo. La cosa figa che fa questo SDLPOP, che è l'emulatore, è che quando ti simula un poco della perdita di tempo quando fai il quick load. Quindi è come se avessero trovato una buona soluzione per darti la comodità del quick save, quick load, ma comunque tenere l'attenzione del comunque se continui a caricare perché perdi un minimo di tempo. È abilitato alla seconda run, quella roba. Secondo me è stato... esatto, però figa, come detto. Secondo me ho trovato interessante il fatto che abbiano messo questa meccanica proprio per tentare di alterare un poco meno, diciamo, se mi ricordo, è importante il se mi ricordo, lo linko nella descrizione del podcast, questo sito Prince of Persia Original Trilogy Modding Community, che è un sito dove ci sono tutte, insomma, una corposa fetta di versioni del gioco, PC, Super NES, Mac, che ovviamente Amiga, ti serve l'emulatore per farle girare, c'è anche Prince of Persia 2, Prince of Persia 3D, più dei remake fatti da fan, però c'è la versione PC, è questa versione, cioè c'è la versione originale, tra l'altro ce ne sono 4, perché ci sono anche gli aggiornamenti che avevano fatto all'epoca, pensa a te, cioè c'è la versione 1.0, 1.1, 1.3, 1.4, e c'è pure la demo con i primi due livelli, e ovviamente per quella ti serve DOSBox, o se no c'è questa versione che hanno aggiornato, che gira sui PC moderni, gira anche sui Mac moderni, e che
Puoi giocarci in 4 terzi, ma puoi giocarci anche in 16 noni, che ovviamente il gioco all'epoca era in 4 terzi, e ha tutta questa serie di opzioni aggiuntive che puoi usare o non usare, ma appunto salvataggi. Puoi usare sia i salvataggi all'inizio del livello, sia il quick save in qualsiasi punto del livello, che pure è figa come opzione di scelta. Io ho questo ricordo, non ricordo se è una mia invenzione, possibilissimo, o se era una roba della versione PC. Non credo della versione Amiga perché ho esplorato adesso il manuale e non ho trovato nulla del genere, ma Quanti io ho dischi questo ha sulla ricordo, versione Amiga? un Uno. dischetto, e ho questo ricordo che si poteva salvare e che la tattica era salvo all'inizio del livello e lo faccio finché non riesco a farlo decentemente, poi lo rifaccio e vado avanti. Forse era la versione PC perché sfogliando il manuale non ho trovato opzioni di caricamento, salvataggio su Amiga, poi vai a sapere, magari è un mio magari era una cosa che desideravo avere, non è neanche da escludere. Però sì, cioè, ma poi tra l'altro parte il gioco e io subito sento la musica, ma ha colpito tutta la botta di All nostalgia the feels. pure. Vabbè, comunque uno dei miei giochi fondamentali del periodo in cui cominciavo ad avere un minimo di consapevolezza di quello che facevo. Ed è perché poi sono bellissime così. Che poi non so se è successo anche a te adesso, dopo aver fatto tutta la parte su Karateka, che abbiamo un po' fatto la parte storica di Karateka. Giocare a questo dopo aver visto tutto quello che c'è dietro Karateka, il processo creativo, l'input del padre, le musiche, e rivedere queste cose, rivedere gli elementi che c'erano in Karateka in fase un pochino più embrionale, perché comunque Karateka non è embrionale, è un gioco fatto e finito, super maturo, con un sacco di idee. Qui è proprio si vede che è fatto da una persona che è più grande, che è più adulta, che è più cresciuta, che ha imparato da quello che ha fatto su Karateka e che è espanso, si è allargato, diciamo, ha aperto le ali, come si dice in inglese, su Karateka si è un po' fatto sgranchito le gambe e qui ha detto: ok, facciamo le cose veramente sul serio, vi faccio vedere un po' come cazzo si fanno i giochi. E qua veramente, cioè, è fuori di testa quello che. Ma poi è veramente, cioè, è da solo. C'è il padre che gli fa le musiche, si vede che c'è lo stile del padre, l'idea del jingle, delle 3-4 note che identificano quelle cose, come fai esattamente in Karateka, quel giro di 3-4 note che ti dà chiaramente l'idea di quello che sta succedendo, di chi sono i personaggi, il concetto del tema musicale legato al personaggio. Quando ti fa vedere la principessa c'è un certo tema musicale, quando vinci c'è il tema musicale della vittoria, che non so se è la prima volta che c'è questa cosa del tema musicale che vinci, che poi ovviamente quello famoso è quello di Final Fantasy, se vogliamo, Sì. nel moderno, però qui lo introduce, ce l'hanno anche loro Onestamente questa cosa non qua. ricordo se c'era nei primissimi Final Fantasy che sono precedenti di un paio di qualche anno, non di tanto comunque. La fanfara finale, dici? Sì, Esatto, c'era già. sì, Sì, la c'era fanfara sì, già, c'è sempre stata. c'era Quindi, già. boh, sì, è. Ma tra l'altro questa cosa che dici, la cosa figa secondo me è che da un lato si vede che è un gioco della stessa persona che ha fatto Karateka, perché, voglio dire, le dinamiche sono simili, anche se poi strutturalmente è molto più complesso, perché c'è quello stesso gusto nell'uso del montaggio, che di nuovo, ancora di più in Karateka, però non è esattamente tutti i videogiochi all'epoca facevano il montaggio, e l'attenzione, l'amore per il cinema, eccetera. Però comunque, per dire, Karateka, una delle cose fighissime che ha è che gioca tantissimo tra virgolette, la fonte di luce sulla destra e tutte le ombre che vanno a sinistra. Questa cosa, che pure si presterebbe all'ambientazione, non la fa per niente Prince of Persia, fa altre cose. Cioè, non so con quanta consapevolezza, allo stesso tempo, uno stile riconoscibile nel fare comunque una roba diversa a livello stilistico. Che, di nuovo, non è mica una banalità per un genio sto qua, uno che a 20 anni ha già fatto due robe così significative, magari più tardi ne Seminali, avrà per usare un 24 anni. termine un po' forse abusato, però in questo caso è È nettamente. abbastanza. Anche perché poi io non ho la minima idea, ma mi pare di capire che comunque
Oggi magari è uno di tanti, ma all'epoca faceva a livello tecnico delle robe non scontate. Ma Cioè. come si chiama? Nel documentario, quello di sempre, quello di Ars Technica, quando poi decide di fargli viene l'idea dello shadow, ci fa: eh sì, poi in 5 minuti mi sono messo lì, ho scritto le linee di codice necessarie e basta, fatto, sì. Ha detto che in 5 minuti ha risolto dal punto di vista tecnologico questa cosa qua, ha scritto le linee di codice necessarie, perché effettivamente poi è più una volta che hai fatto lo sforzo di farti venire l'idea, a quel punto l'ha detto, era semplicemente cambiare i valori ed era facile da fare questa cosa qua, non era No, molto no, più certo, sì. complicato che ti venisse in mente di farlo. Ma tra l'altro, cioè, lo dicevamo anche altro con Karateka, trovali i giochi su Apple II che hanno questa estetica, questa grafica in quel momento. E qui lui ammette tranquillamente che lo spunto iniziale di fare, ah, però puoi fare un gioco che non è la roba super punitiva arcade e che prova a raccontare una storia, lui la piglia da Choplifter, che però era, voglio dire, l'elicotterino che raccoglie gli omini. Cioè, adesso, bravo lui ad ammetterlo, però insomma, qua siamo su un altro livello. Ma siamo in un periodo in cui raccontare storie con i videogiochi era quasi esclusivamente appannaggio di avventure, che fossero testuali, punta e clicca, e giochi di ruolo. E oltretutto nei giochi di ruolo spesso, qua forse cominciava ad essere nel gioco, ma insomma, raccontava una storia perché le quest stavano scritte nel manuale, non è che non erano dentro al gioco. Cioè, anche in quello poi se vogliamo è anche l'inizio della fine per chi dice i videogiochi non devono raccontare le storie, devono essere solo il gioco. Però Ma invece a proposito delle differenze tra le varie versioni, sapete dettagli sulle motivazioni del redesign visivo proprio estetico del principe, cioè com'è che è così allora differente? lì è nel senso, nel momento in cui la versione PC ti permette di fare meglio, aggiungi dettagli, eccetera. La versione Mac. Beh, però gli manca proprio tutto il turban, a meno che sono io che interpreto male i pixel, io l'ho sempre letto come un tizio biondo col pigiama bianco. No, Mentre certo, e però lì è, secondo me, versione Mac, possiamo mettere più roba, mettiamogli il turbante che è una figata, che poi quello è il design anche di Prince of Persia 2, del personaggio. Prince of Persia 2 anche su PC ha sostanzialmente quella grafica lì. Ma in Ma realtà infatti la anche versione meglio. Mac è uscita quando? Cioè, nel È senso, uscita, magari la stavano facendo mentre stavano facendo il 2, ha detto uniformiamo lo sprite. credo di sì. Poi dipende perché Allora, ve le il dico fatto è allora. che le varie versioni spesso non è che erano curate da chi aveva fatto la versione originale, erano altri team, tant'è che poi si arriva all'estremo appunto di quello per Super NES, che è proprio un gioco con un level design a tratti completamente diverso. Praticamente il primo, adesso non mi ricordo, però mi ricordo che il primo livello è quasi uguale, ma più va avanti e più si fa completamente gli affari suoi, quello per Super NES. Le varie versioni, allora la versione NEC del luglio 90, sì, sono tutte sviluppate da gente diversa, tipo la versione NEC è sviluppata da Arsys Software, la versione DOS l'ha fatta Brotherbund ed è di settembre 90, la versione Amiga è uscita tra ottobre e dicembre a seconda delle zone ed era della Domark, non so se te la ricordi la Come no? Domark, Atari Cioè, ST marzo 91. Poi è uscita la versione Sharp X68000 ad sì, aprile vabbè, 30, 50.000. però Amstrad scusa, giugno-luglio. la piattaforma iniziale non È la dà come l'Apple l'Apple 2, 2, ok. che è uscito sì. nell'89. Tra l'altro, nel documentario si rende conto che quando esce il gioco, l'Apple 2 è praticamente una Sì. piattaforma morta. Infatti, il gioco bomba brutalmente, l'ha detto, Vabbè. bomba brutalmente sull'Apple 2. E beh, lì la fortuna è che vabbè, avevano avuto la lungimiranza di dire questo qua è un giocone, facciamo altre 67 versioni Ma sì, è una e marea, quelle poi perché vendono. la versione Super NES è tipo di luglio 2000, scusate, luglio 1992, però c'è stato per Sì, Master beh, quella è System, successiva. è uscito per NES anche. Che poi se guardi lo sprite del principe sull'Apple II, ha
È come se avesse un turbante che però sembrano dei capelli bianchi, che quindi probabilmente hanno detto: ah, qua non gli hanno messo il colore nei capelli, facciamolo biondo. Perché se guardi lo spray iniziale, cioè è proprio bianco bianco, quindi penso sia un turbante. E si è perso, sì, sì. Si è perso su DOS. Sì, probabilmente, vabbè, vai a sapere se era un turbante o non voleva essere un turbante, sì, è venuto così, i pixel, le robe. Tra l'altro io prima parlavo del senso di progressione e mi sono segnato degli appunti. Uno, mi sono segnato onesto col piazzamento delle pozioni, perché alla fine più o meno dopo tutte le sezioni stronze trovi sempre una pozione di qua o di là. E poi ho proprio questa cosa, ho scritto, livello 10... tostino. C'è un aumento di livello 11, fichissimo, duelli, salti, appendi. Questo è il mio... perché cambia il ritmo. E poi il dodicesimo, che è l'ultimo, c'è questa cosa che è tutto un arrampicarti verso l'alto con i salti pericolosissimi, le piattaforme che cascano, e poi arrivi in cima, c'è il doppio, fai un altro pezzetto con tutte le robe che ti cascano in testa, che di nuovo è super cinematografico. E tra l'altro Mechner dice che la sua ispirazione di base era il prologo dei Predatori dell'Arca Perduta, cioè saltare, sì, correre, ostacoli, trappole, eccetera. Poi ovviamente per i duelli la base sono i film di pirati. No, lo dice nel documentario, l'idea del il combattimento, perché poi le animazioni, questo non l'abbiamo detto, le animazioni le ha fatte fare al fratello stavolta, mentre in Karateka l'aveva fatta il padre, se non sbaglio. Erano il maestro di karate della madre. Qui le animazioni è fatta fare al fratello più piccolo, però il fratello più piccolo non è uno spadaccino, quindi quando hanno incominciato a lavorare sulle animazioni dei combattimenti ha tirato dentro i colleghi della Brotherbund, però che non ne sapevano un cazzo loro, quindi cosa ha fatto? Combinazione, lui era appassionato dei film di Errol Flynn. Esatto, e c'è un film che adesso mi sfugge il titolo, in cui c'è proprio i due protagonisti che combattono in quadratura laterale, uno a destra, uno a sinistra. Loro cosa ha fatto? VHS, ha registrato e poi fotogramma, che tra l'altro anche questo lo spiega nel documentario. Come ha fatto il rotoscoping di sta cosa qua? VHS a schermo. Fotografia analogica del frame sulla televisione, frame avanti, altra fotografia, frame avanti, altra fotografia, e poi delle fotografie le fa sviluppare, ha lavorato sui, come si chiama, sulla pellicola, sui negativi, e poi ha fatto sui negativi tutta sta roba qua. Che sì. Tra l'altro te la raccomando la pulizia della pausa di una VHS. Esatto. Si parla degli anni 30, Errol Flynn. E magari magari aiuta, perché inquadratura ferma, i due tizi, cioè non è una roba in movimento, quindi con tutto l'effetto scia sulla pausa della VHS. Ma comunque è un po' come fate le animazioni voi al giorno d'oggi, Alex, giusto? Sì, sì, esattamente. Uguale. Però sono bellissime. Però sai, registrando con i telefonini la risoluzione del video è più accettabile. È vero, per fare il lavoro giusto, però poi quello lo devi riversare su Fai la foto al telefonino. No, allora fai la foto col telefonino e poi con la penna disegni sopra lo schermo del telefono. Bravissima. Grazie a questa nuova tecnologia. Ci metti il come si chiama? Il trasparente, no? Come si chiama? La carta carbone, no? La carta velina. La carta velina, esatto, sì. Completamente scollegato, ma una roba che mi è venuta in mente. Non mi ricordo in quale contesto, probabilmente era una situazione... in che situazione era? Non lo so, c'erano dei momenti in cui forse continuavo a premere shift, o tenevo premuto shift, ma appariva il prompt di Windows. Stai continuando a premere shift? Vuoi? No, cazzo! Mi stanno tirando una sparata! Come si gioca con la tastiera? Perché non l'ho neanche provato. Io sono andato direttamente subito col supporto. Prescette e shift, né più né meno. Proprio facile facile. Salti tirando in alto, cioè con la freccetta in alto, ti chini con la freccetta in basso e con shift per camminare. E poi con freccetta in alto fai la parata, con shift fai l'affondo. L'affondo, sì. Sì, fai tutto. Ah, ecco, perché me lo stavo chiedendo. Perché invece col joypad, io ho usato quello...
standard che da casa, quello l'Xbox. E su, il standard salto da su casa, al contrario di quello non da casa. Qual è no, il vabbè, magari voi avete non l'elite, standard, siete, non siete capitalisti, casa. Avete quell'elite, vai a sapere. Ma va. Il salto è sulla Y. Il passetto, l'appendersi, l'andare piano è sulla X e l'interazione per raccogliere le cose sulla A, quindi a tre tasti. Oh, difficilissimo. E beh, infatti shift mi ricordo, io ci pensavo, io non mi ricordavo che i joystick per Amiga avessero tre tasti diversi. Avevano un tasto. No, infatti avevano un tasto. A un certo punto iniziarono a supportare i due tasti, perché tanto la presa era la stessa, sapevano che la gente ci attaccava magari il pad del Mega Drive, eccetera, e c'erano i giochi che supportavano i due tasti. Però era comunque una cosa facoltativa, perché sapevano che la maggior parte della gente aveva il joystick con un tasto. I giochi che chiedevano più tasti dovevi usare anche la tastiera in combinazione col joystick, ovviamente, che ne so, lo strategico, il gioco di ruolo c'aveva 50.000, il simulatore di volo aveva 50.000 comandi sulla tastiera, però di base era un tasto, e infatti qua fai tutto con su, giù e il tasto che è shift se stai giocando con la tastiera. E io sì, io quindi per assurdo magari è più facile con riprovaci, la tastiera. Riprovaci con la tastiera. Io ho provato col controller, ho detto: ah, cazzo, è supportato, proviamolo. Sono tornato, l'ho lanciato via, sono tornato di corsa. Sì, sì, tastiera. Sì. No, si gioca benissimo. Mi sa che è più semplice. Ma al massimo, io se io provo a immaginare col controller, io immaginerei una mappatura completamente diversa, tipo salto A, grilletto, shift. È pace, cioè nel senso il fatto che tu hai il salto sulla Y e l'azione su X mi sembra la cosa più difficile della storia. Ma il sì. fatto è che poi X è anche per raccogliere gli oggetti e per, cioè shift è anche per tirare le spadate, quindi e se lo metti sul grilletto magari risulta scomodo nel gioco 2D la spadata col grilletto, non lo so, è vabbè, il punto è che ci devi giocare con i comandi, sì, esatto. E io no, io proprio non ci ho nemmeno pensato, io a parte che l'ho installato sul laptop, però ci ho giocato in vacanza in montagna la sera tasti, freccia e shift, e mia moglie che ah, quindi è, sul, è sul, sulle frecce direzionali, non è su sì, WASD. No, no, a un certo punto mia moglie dalla stanza dice: ma che cazzo è sto rumore, perché continua a sentire le lame che facevano stonk stonk stonk. Che poi hai notato, è bellissimo il fatto che se c'è la musica che parte non senti più gli effetti sonori fin quando non smetti. Vabbè, oh, limitazioni tecniche, i canali chiaro, audio erano chiaro. Sono quelli. È bellissimo. Mi è venuto in mente un dettaglio sempre riferito alla follia dei dettagli di questo gioco, che mi è successo oggi nell'attesa a lavoro, ciò che non si dovrebbe dire, però stavo studiando, un nemico è caduto sulle spine di sotto, quindi ero tutto tranquillo, vado, faccio il salto per toccare l'interruttore e cado sulle spine lì sotto. E con mia somma gioia scopro che non sono morto. Sì, è un bug noto. Ah, è un bug? Cioè, okay, no, bug, pensavo... è una cosa nota, che se c'è uno morto tu non muori. Che tecnica, cioè, non ha sensissimo, perché nella realtà chiaramente ti infili sopra quell'altro, è buona così. È chiaro. Sì. Però ha senso, perché quello sprite delle lame, delle spine, è occupato dall'altro. Occupato. Per cui non puoi morire. È un dettaglio scemo, che però mi ha detto... Wow, che figata, ma pensa, ci aveva anche pensato a fare questa roba. Probabilmente no, però sembrava di sì. Ma tra l'altro mi è venuto in mente adesso, parlando di tutte queste cose, prima dicevo di quanto è bello scoprire il doppio, come lo devi sconfiggere, che devi rinfoderare la spada, che tra l'altro è una roba che puoi tranquillamente arrivare fino lì senza avere... in testa che si può fare, anche se in realtà a me nel corso del gioco capitava di farlo, tipo la rimetto dentro e scappo perché aspetta, voglio vedere cosa c'è di là. E tra l'altro che bello quando trovi la spada, cioè, il primo livello è meraviglioso, perché il primo livello ti spiega tutto mano a mano senza dirti nulla. Ma parliamo anche del fatto che il primo livello inizia, prima schermato ovviamente distinto, vai a destra e non puoi passare perché chiaramente non hai come affrontare il primo nemico, quindi proprio tu dici ok, pace, non ce la posso fare. Poi trovi la spada, cazzo, ora posso andare avanti. Se trovi la spada, la tira su, musichetta. Mamma bene. Mia, e che animazione. Sul fatto di... cioè, era normale
non spiegarti le cose. Adesso poi non ho guardato quanto dicesse il manuale. Però c'ha un'eleganza e la soddisfazione che ti dà, e questa cosa me la, cioè, di nuovo, sono cose che giocandoci adesso sapevo, ma mi ricordo dall'epoca, la prima volta che mi sono reso conto che saltando e toccando il soffitto facevi traballare e scoprivi che c'erano le Sì. piattaforme che potevi cadere, o il gusto di scoprire che se fai cadere una piattaforma sopra un pulsante, poi quello rimane schiacciato e ti tiene aperto il cancello, cioè, è Ma bello. anche tipo scoprire che se cammini piano puoi attraversare le spighe, gli spuntoni perché non ti infilzi. Sì, No, cioè. e che se cammini piano alla Tomb Raider, che è assurdo, Tomb Raider, che ha la presa per sé, ti fermi sul bordo e quindi prima dei buchi, prima delle lame, però poi se fai due volte il passetto passi ed eventualmente caschi o passi. E poi all'epoca mi ricordo che essendoci il limite di tempo, avevo cominciato a fare, col senno di poi, atteggiamenti da speedrunner del tipo apri il cancello, chinato per passare sotto al cancello mentre si sta aprendo, oppure vabbè, ste punte le faccio di corsa saltandole tutte in sequenza e robe del genere, che di nuovo è una roba che ti dava quando riuscivi a fare, ovviamente metà delle volte morivi come un coglione, però Sì, direi quando riuscivi a abbondantemente più di farle. metà delle volte. Però quando riuscivi a farle, che soddisfazione. Al di là che poi nei livelli finali ci sono un paio di punti in cui devi per forza fare un paio di robe del genere, due lame, cioè capire il tempismo per fare le lame correndo o saltare le punte, perché sennò passi sopra il pulsante che ti fa chiudere il cancello davanti, roba del genere. Che storia. Sì, Quindi l'abbiamo finito io e Massimiliano. io sono a 7, no, sono all'8, credo, o al 9. Alessandro è al 2. No, sono arrivato tipo al 6 o al 7 anch'io, sono Beh, arrivato. sì, se hai visto quando il doppio ti ferma, quello è il sesto, è metà gioco, tipo. Comunque, uno dei ricordi del tempo di quando ci giocavamo sulla versione originale è la guardia panzona. Quella Sì. è un po' stato il mio. Penso di esserci arrivato molto poca la guardia panzona. Che tra l'altro quella è un'aggiunta, quella è una cosa che arriva con la versione PC, Amiga, eccetera. Su Apple 2 non c'era, perché immagino, come dicevamo prima, non c'aveva la RAM per fare, Per ah, ma ci metto un nemico fare quel diverso. grasso non ce lo potevano aggiungere. La rappresentazione non contava ai tempi, fin quando non hanno potuto mettere più sprite. Sì, tra l'altro è anche abbastanza tosto, cioè, È quella più fammo difficile, contromosse. sì. Vabbè, poi il più difficile è già Faro, ovviamente, che ti fa contro. Però anche lì, arrivato a quel punto, ormai te la cavi e riesci ad andare. Ma ragazzi, cioè, c'era la versione Game Boy, perché io adesso, per chi ci guarda in video, ho passato in sequenza quella Apple 2, quella PC e quella Mac. Adesso sto mettendo quella Game Boy, che c'ha. Il problema dei giochi su Game Boy è che è tutto piccolo con gli sprite, cioè devi bilanciare fra quanto faccio grossi gli sprite, ma se faccio gli sprite grossi poi diventano piccoli e schermazzi, si capisce un cazzo questo gioco. E però quella Game Boy c'ha questa cosa angosciante che c'hai costantemente il timer sotto, che ti segna i minuti che mancano. Tipo adesso sto guardando e c'è scritto Ricordati che 42. devi morire. Dopo un po' 41. Oltretutto che spreco, perché parte da un'ora, quindi c'è 1, 2.00 e poi c'è per tutto il gioco Esatto. c'hai 2 Sì, punti infatti. 58, 2 punti 50. Ci sono dei 2 punti lì che. Però dai, è Però che caruccio bella che anche poi tra praticamente, l'altro, dai. parlando di questioni di limitazioni tecniche, probabilmente lo zero gli costava gli occupava uno spazio nella memoria del Game Boy che non si potevano permettere di usare, era un lusso metterci probabilmente uno 0 o un doppio 0, quindi hanno detto così è, ci mettiamo i 2 punti e 41 e vaffanculo. Sì, può essere una roba del genere. Scusate, a proposito di segrete, topi che arrivano, apro la finestra del gatto che sennò si spaventa. Ne approfitto soltanto l'avete già detto prima, però volevo ribadirlo, ma quanto sono fighi i duelli quando incominci a fare letteralmente parata, 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 parata. Sono di uno scenografico incredibile per avere tipo 5 frame di animazione l'uno, quindi una roba Sì, è letteralmente due mosse.
Perché il colpo è parato, non puoi fare nient'altro e andare avanti e indietro. Sì. Il massimo della sofisticazione è che, appunto, come dicevo prima, se fai il colpo subito dopo la parata, fai subito il contrattacco senza lasciar passare l'attimo. Tra l'altro, le cutscene nella versione Game Boy con la principessa sono dentro le segrete, perché evidentemente non c'avevano memoria per fare una schermata diversa. E poi l'eredità di questo combattimento in realtà è, cioè, si nota molto, cioè poi è stato riportato ma evoluto in come che si chiama, Nidhogg, no? Più o meno Nidhogg. Sì, ha un po' quello stile, ha abbastanza questa eredità del a fondo parata, però ovviamente lì hanno un po' ampliato il la quantità di possibilità con le varie posizioni della spada. Comunque sì, con due, cioè input minimo, spettacolo totale. Cioè... Sì, poi io ripeto, se lo giochi in quella versione lì, insomma, che gira tranquillamente, e non vuoi essere filologico e quindi magari usi save state o quantomeno il salvataggio all'inizio del livello, secondo me è una roba super accessibile oggi, sì. È piacevolissimo da giocare ancora oggi, al di là del fatto che io appunto mi ci sono ritrovato come se fossi a casa e non noto, e noto magari meno certe scomodità, certe cose, e ancora emerge tutte le cose fighe che abbiamo detto fino adesso. Bello. Bello, che bello, bello, no, ma veramente proprio bello, bello forte, cioè secondo me non è, cioè parte, non mi sento nemmeno di dire invecchiato un pochino, cioè secondo me si gioca bene. Karateka, cioè, mostra più il segno degli anni rispetto, sì, a... Sì, no, assolutamente, assolutamente. Questo ma invece è freschissimo. Ma ha fatto lo stesso effetto che mi ha fatto di tutte le robe che ha fatto per Retroutcast, Doom, che mi ha fatto Super Mario World, che per carità è un gioco molto più moderno sotto tanti punti di vista, cioè quella cosa del vabbè, questa roba si può giocare tranquillamente oggi, e soprattutto ancora oggi si vede quanto è curata, quanto è precisa, quanto è piena di idee fenomenali, e c'ha ancora un impatto pazzesco. E da Super Mario World magari me l'aspettavo di più che da Doom, che comunque diceva vabbè i cubettoni, invece è ancora fighissimo, e da Prince of Persia, che comunque insomma è un gioco per molti versi meno moderno di Super Mario World, ma perché, per quello che dicevamo prima, perché non è eccessivo, non è il gioco che vuole fare 100 livelli di questa roba qua. C'ha un inizio, c'ha una fine e c'ha un suo percorso. Ed è meraviglioso. Vabbè, io poi gli voglio bene. Adesso alla GDC Mechner fa il talk in cui fa il making of di Karateka. Devo cominciare a mandargli messaggi. Senti, ma un'intervista? Un'intervista? Torni con la stessa copia di Prince of Persia e ti fai autografare la copia autografata. Me lo ripassi con l'Uniposc. Questa volta ho il pennarello dorato, che è più bello. Esatto. Scusa, no, ci tengo, mi autografi anche il manuale e il dischetto. Va bene. Mi sembra, forse mi sono ricordato, era Playtime il nome del negozio dove andavamo tutti i giovedì, se non ricordo male. Se qualcuno ci ascolta che è di Genova, ha più o meno la mia età, negozio vicino a Porta Vacca, Playtime, okay. Mi sembra che fosse, si chiamasse. Un'altra cosa, sempre se mi ricordo, metto le mani avanti, metto anche il link nella descrizione del podcast a questo speciale Prince of Persia, questo PDF fatto da Davide Forgetta, che non conosco, me l'hanno segnato perché era emerso negli stream di Kenobisbo, ci sono capito bene, in cui ha fatto questa specie di, non so, pamphlet che mette a confronto tutte le versioni del gioco, ma da tutte quelle uscite all'epoca, anche quelle fatte dai matti che hanno fatto, non lo so, adesso la versione per ZX Spectrum, per dire, okay, o quello per Pico 8, spiegando tutte le differenze a livello di grafica, di level design, eccetera. È un lavoro
mastodontico, io ti faccio complimenti. Ed è figo comunque per andare a vedere. Sono andato a controllare un paio di cose se me le ricordavo io così o se effettivamente c'erano queste differenze. Oltre appunto al sito con tutte le versioni scaricabili. No, una roba che volevo aggiungere, proprio così come c'è anche il remake, il Prince of Persia Classic, che era uscito nel. Che è Xbox qualcosa, non è però nel 2007 Live Arcade, era cos'era? era uscito nel 2007 come Live Arcade e l'anno dopo anche su PlayStation 3, di cui io ricordo che all'epoca non mi era dispiaciuto. Ovviamente era modernizzato come comandi, Jafar c'aveva tipo il bastone, faceva le magie come in Prince of Persia 2, cioè, però a me non era dispiaciuto. L'ho riguardato adesso su YouTube, lo trovo veramente orrendo a livello visivo. Però Ma infatti io credo di averlo anche magari giocato quando è uscito di nuovo su PSN, però è come se non avessi alcun ricordo, no, sì. cioè così è passato. Cioè, no, la cosa fantastica è che dopo aver rigiocato a quello dell'89, per carità, in versione PC, guardo i video di quello del 2007 e lo trovo orrendo, cioè, rispetto a quello PC del 1990, però vabbè, che ci dobbiamo fare. Per cui sì, tanto che ti giochi a fare a quello, ci sta la versione vecchia, è più bella. Tra l'altro, versione vecchia che ogni volta che c'è stata occasione l'hanno inclusa giocabile da qualche parte. Mi ricordo che lo sbloccavi nelle sabbie del tempo, non so come, non mi ricordo come onestamente, ma si sbloccava come segreto. Va E tutto bene. ciò è anche facilissimo da reperire, cioè se chi ascolta vuole giocare è veramente facilissimo giocarlo, Sì, cioè nel a parte senso. che fa parte di quei giochi che si trovano da giocare in browser, voglio Sì, dire. esatto. Ma poi appunto Ne è anche uscita Steam una ti versione in mette. JavaScript, Sì, leggevo, cioè io metto il link di quella pagina, ma se fai Play Google, cioè su quindi. Google Sì, Play sì, sì. Prince of Persia trovi fra i primi risultati quella pagina lì con tutte le versioni scaricabili. Nonostante, al contrario di Karateka che appartiene a Mechner, Prince of Persia ovviamente appartiene a Ubisoft, che Chiaro. voglio dire, so 20 anni che lo sfruttano, seppur, come abbiamo detto, a fasi alterne. Stavo guardando Va la bene. versione 2007, è veramente brutta. Cioè, è proprio Sì, brutta. vero? Vero. Però Porca vacca. nel 2007 non era così brutta. Beh, chiaro. Madonna, ma più che altro, cioè, ha delle animazioni tremende. Lo Si so, e lo so. scattano tantissimo tra una e l'altra. Ma no, no, basta. Torniamo a Ah, lo giocare so, quello no, non dell'89. si può guardare. Tra l'altro, io lo dico, so che io quello del 2008 ci ho giocato un pochino. Perché tipo avevo giocato la parte iniziale per fare un'anteprima e poi non è finita che non ci ho mai Quello il giocato. reboot, no? Sì, che secondo me non era brutto, certo era Quello. fantastico che l'idea del un gioco in cui non puoi morire è veramente l'esatto opposto di che cos'era Prince of Persia. Io ho ricordi fantastici di quello 2008, cioè io mi ricordo proprio che tutti l'avevano odiato proprio per il fatto che non potevi morire, ma un sacco di persone proprio lamentavano questo fatto della difficoltà. Per me ero proprio in quella fase, non c'ho voglia di morire e ricaricare, quindi per me è proprio la perfezione in questo Ma momento. sì, ma poi È la c'è. cosa figa di quello del 2008, è che in realtà poi avevamo fatto come DLC, se non erro, Il finale. l'epilogo che invece era tipo mega tosto come platforming, Ah. che io mi ricordo mi ero divertito moltissimo a giocare, ma Sì, era però tipo capito se ci giochi oggi, che. dove Sì. cazzo lo trovi il DLC con le che gli venisse un Non accidente? ne ho Sì, idea. che poi voglio dire, alla fine che cosa? Allora, diegeticamente non morivi, perché quello che succedeva è che scattava sempre l'animazione che di Sa qualcosa di che ti lei che ti salva. riprende e ti ritira su un altro. Ma a livello pratico è muori e c'è il respawn lì di Sa il fianco. checkpoint. Cioè, voglio dire, che tra l'altro è una roba che nel giro di 3-4 anni sarebbe diventata stranormale. Vedi, erano avanti, Io erano avanti. credo che sia la versione completa quella su Steam, comunque, di quello del 2008 a Cioè, ha Bend. dentro il DLC? Credo di sì. Ah, beh, può Se non essere. erro, cioè ora fammi Que ricercare i. quello che te la butta al culo, e se tu hai, ed è il mio caso, hai. Io tipo, io ce l'ho per 360, se oggi dicessi ci gioco e il DLC, suca. Esatto, esattamente, che è la mia stessa identica situazione, che deve essere qua dietro da qualche parte.
E peraltro quell'uscita lì è da dove arriva questa magliettina. Ah, okay. Sì, la davamo sì, in negozio. C'è anche da dire che costa in questo momento 1,99€. Porca sì, troia. Però è scontato, il prezzo vero sarebbe 9,99. Che no, comunque... ma aspetta, ma c'è tutto il bundle che puoi comprare a 8,95 con Warrior Within, i due troni... Cioè, sì, tutto, con tutto. Tutta la serie di Le Sabbie del Tempo e quello del 2008 e spendi 8,90. Sì, però anche quello è perché scontato, costerebbe 49. Sì, perché siamo nel fino al 29 febbraio c'è gli sconti di Ubisoft proprio, insomma. Tra l'altro la cosa che dici Alex del livello finale in un certo senso la faceva anche Le Sabbie nel Tempo, che è un gioco che secondo me io ci ho giocato 2 anni dopo l'uscita, quando nel frattempo erano usciti già i due seguiti a cui non ho mai giocato, ho giocato solo al primo gioco, secondo me meraviglioso. Bellissimo. E aveva quel livello subito prima della fine in cui non avevi poteri e diventava un po' come il Prince of Persia vecchio, perché se cascavi ti schiantavi, che secondo me era un'idea molto carina per omaggiare il gioco che Desile odiava. Sta merda, si muore. lì no, non mi sono detto sì vabbè, ok. Però sì, no, ecco, una cosa volevo dire, il tanto bistrattato film di Prince of Persia, che per carità non niente di che, secondo me quando è uscito era tipo uno dei film più belli tratti dai videogiochi, e continua ad essere una delle robe meno brutte, che mi rendo conto che devi dire meno brutte perché il contesto dei film tratti dai videogiochi è meno brutto, perché adesso ci abbiamo The Last of Us come esempio di figata, però se togli The Last of Us, io lo dico qua, io sono abbastanza fan dell'odiato film di Max Payne, che secondo me è anche quello meno brutto di quanto si diceva ai tempi. Ne ho dei ricordi, allora, vaghissimi di quello. È bruttissimo. Nessuno, quindi... Io ricordo che l'ho visto in ritardo di qualche tempo e avevo su videogame.it io c'avevo la rubrica cinema e videogiochi. Adesso non mi ricordo lo specifico, però tipo ne avevo scritto ed era una roba tipo domanda e risposta, in cui le domande erano... Ma perché fanno cacare i film tratti dai videogiochi? Guarda, te lo spiego. Prendiamo per esempio Max Payne. non saprei entrare... una cosa me la ricordo. Che, cioè, nel film lui pigliava la droga, però il momento al rallentatore non era quando pigliava la droga. una cosa potevi fare che aveva senso, non lo so, l'avevo trovato veramente una merda, però onestamente non saprei neanche contestualizzare. Secondo me comunque Prince of Persia era un filmone d'avventura hollywoodiano, un bel senso d'umorismo, con Gemma Arterton non vestita praticamente, che è apprezzabile. Ma quindi il film di Prince of Persia o il film di Uncharted? No, Prince of Persia. Ma cioè, dico tra i due. Prince of Persia, Uncharted. Okay, okay. Cioè, Uncharted è quella cosa che tipo è gradevole, perché ormai i film Marvel ci hanno abituato che i blockbuster sono scritti da dei dodicenni per dei bambini di 5 anni, e quindi... Tra l'altro, il film di Uncharted, cioè, porca puttana, ho fatto partire ora il so che non tutti sono d'accordo con me su sta cosa, però tu guardi il film di Uncharted e vedi la scena di lui che casca dall'aereo con le casse e dici, sì, vabbè... Non mi dice un cazzo, ma probabilmente perché sta roba l'ho già fatta nel videogioco. Poi guardi quella stessa scena, uguale, che è il treno che si sfonda alla fine dell'ultimo Mission Impossible, e dici, no, vedi, se la fai bene è figa sta roba al cinema. Allora, secondo me, il primo film di Mortal Kombat, nel suo essere una merda, è bellissimo, perché è una stronzata, però è fichissimo. E Prince of Persia, cioè quali sono i film belli tratti dai videogiochi? Ma ovviamente il primo di Super Mario, ovviamente. Vabbè, ma quello quello è bello come esperimento sociologico, come tipo guarda, io riconosco che è un film di merda, ma ci sono super affezionato a quello, l'avevo visto al cinema, è bello, è carino, è simpatico. Per me anche, cioè mi sto inimicando tutti, ma per me anche il film di Silent Hill non è male. Il primo è carino. Il primo è caruccio quando non si fa prendere la fregola del
sono tratto da un videogioco, guarda la mappa, guarda questa cosa che sta nel videogioco, guarda questa, e poi secondo me sbraca un po' nel finale. Ah sì, poi, quando c'è la bambina tra posseduta. Per me quello c'ha anche il problema del regista, che è, col senno di poi, è un precursore di Zack Snyder, nel senso la sua poetica è trago questa roba da un fumetto, da un videogioco, ok, quindi il mio stile è copio le inquadrature del fumetto del videogioco, cioè non so inventarmi un cazzo, quello che faccio io è tipo, lui ha fatto anche il film di Crime Freeman, e l'unica cosa che c'ha il film di Crime Freeman è guarda un po' sta vignetta che te la rifaccio uguale, quello che è effettivamente quello che poi farà Zack Snyder qualche anno dopo con i suoi film tratti dai fumetti. Adesso, vabbè. Adesso mi faccio odiare Warcraft. Sì, però cioè, siamo sempre lì, il livello è, vabbè, considerando che è un film tratto da un videogioco, insomma, abbiamo visto di peggio, però non è che sia chissà cosa. No, però la magia come la fanno in quel film l'ho vista veramente poco fatta al cinema. C'è di meglio, c'è di peggio, è medio, però insomma, dai, non mi sento di dire che è proprio tutto una merda. No, però, cioè, capisci, se quelli sono quelli belli, è bello pure Prince of Persia, allora, ragazzi. Cioè. Non l'ho visto, io guarda, lo voglio recuperare, adesso, sì, non adesso, però adesso nei prossimi giorni me lo guardo, le farò sapere. Poi giustamente il Gerva in chat dice, nel film di Max Payne c'erano Mila Kunis e Olga Kurylenko, certo, per carità. E quindi è bellissimo. Olga Kurylenko, che tra l'altro era anche nel primo film di Hitman, altro capolavoro, senza... Mamma mia. Dio santo. Prima di staccare, no, ma ragazzi, cioè, voglio dire, Prince of Persia l'ha comunque diretto Mike Newell, uno che ha un minimo di consapevolezza di che cosa significa dirigere un film, contrariamente ad altri che hanno fatto tipo, non lo so, il regista di Street Fighter, il secondo, io ho visto pure il secondo di Mortal Kombat. È quello più recente, no? Quello un po'... All right. No, il seguito di quello vecchio. Ah, il seguito all'epoca. Di quello vecchio. Quello era, cioè, un film... era proprio sciolta. aspetta, si chiamava Mortal Kombat Annihilation. Ed è, cioè... Mio Dio, un film talmente de merda che pure Christopher Lambert si è rifiutato di tornare. E se Christopher Lambert, uno che comunque ha fatto Highlander 2 e 3, dice no, io qua non torno. Direi che siamo a quel livello di divagazioni. Sì, chiaramente. Abbiamo esaurito l'argomento. Il Gerva giustamente fa notare in chat che la trama del nuovo Super Mario Bros. Alla fine è la stessa di quello vecchio. Sì, ma infatti non è che quello nuovo ci abbia sta ricercatezza di scrittura. Cioè, capisci? Super Mario Bros. Quella merda di merda senza una idea che sia una, la voglia di raccontare, un cazzo c'è in quel film che è il Super Mario Bros. Film d'animazione, quello fa parte di quelli belli, ma quindi di che cazzo stiamo parlando? Madonna mia, senza freni! Cioè veramente mi state portando alla bestemmia! I Pokémon fanno parte dei giochi, dei film di videogiochi, film basati... I film giapponesi secondo me è una categoria a parte. Okay. I film giapponesi, perché lì è l'assenza di vergogna. Cioè i giapponesi dicono, che poi quelli fatti da Takashi Miike sono pure belli, però Takashi Miike dice, vabbè, questo è il film di Ace Attorney. Ok, è uno con i capelli viola da coglione che va in tribunale a urlare, objection! Cioè faccio questo io. Takashi Miike è uno che fa tre film all'anno e so Yattaman ha fatto dei capolavori, intendiamoci, Takashi. Però lui, cioè, lì c'è proprio l'approccio è, non è come gli americani che dicono no, ma dobbiamo un po' normalizzarle le cose e poi gli vengono fuori gli aborti, no? loro fanno il cartone animato, solo che ci sono gli attori e quindi l'approccio più giusto. Sì, però è veramente una cosa diversa rispetto a cerchiamo di rendere rispetto a facciamo gli X-Men ma sono tutti vestiti di nero in pelle perché i costumi sono ridicoli, porca puttana, volano, lanciano le palle di fuoco, ma che cazzo, ma mi state facendo veramente, quindi Prince of Persia, dicevamo,
Sì, esatto, Prince of Persia. No, scusa, però ci tengo a dire una cosa, perché non so per quale motivo sono capitato ieri o oggi, qualcuno doveva aver scritto su Letterboxd la recensione di Super Mario Bros. E quindi ci ho cliccato, sono finito sulla mia recensione. E io, aprile 2023, quasi un anno fa, chiudevo dicendo: deve essere uno di quei film che per qualche motivo mi colpiscono nel profondo e mi crescono nel ricordo, solo che questo mi sta crescendo dentro come un tumore. Ora voi immaginatevi, dopo un anno, che razza di tumore mi è diventato quel film. Tra l'altro, È aspetta, bello, infatti, è scioccato in questo no, momento. perché io i film brutti cerco di evitarli, quindi non ho nulla da dire. vabbè, ma questo è nato con mia figlia, ma che per carità, tra l'altro, si è No, ma ci divertita, mancherebbe, cioè, figurati, obiettivo raggiunto. Ci tengo, il paragrafo finale della mia recensione era meglio, comunque meglio di Minion e simili, per carità, anche se devo ammettere che più passa il tempo e più mi sta sul cazzo. E poi c'era la roba che ho detto prima. Vai, basta. Basta, cioè, raga, non me lo potete, no, cioè. Ok, abbiamo finito. Beh, questo perché non abbiamo ancora visto il film di Gran Turismo. Che tra l'altro dicono pure essere neanche brutto. Cioè, Ok. non lo so. Sono curioso di vederlo perché è il Blomkamp, no? Sì, vabbè, però il Blomkamp, insomma, il credito se l'è bruciato da un po'. Tra... insomma, tu secondo me non hai visto quello che ha fatto dopo il film col robot, che già era, diciamo, come dire, divisivo. Cosa ha fatto? Chappie era quello col robot, Chappie, giusto? sì, che Ok. io di cui io sono un difensore, a intendere. Io mi Secondo sono. me, Al momento mi sono fermato Elysium. sui primi tre film è chiaro che il primo c'aveva le District 9, la roba, cioè, però secondo me sui primi tre film sono buoni. Dopo però. Fatto dopo? Non lo sapete perché non l'avete visto, ma Demonic è proprio una merda. Ha fatto 100.000 cortometraggi nel periodo in cui nessuno gli dava soldi per fare un film, poi ha fatto Demonic, che è proprio una merda, e poi ha detto, vabbè, andiamo a fare Gran Turismo, che mi pagano, e porta a casa quest'anno di mutuo. Giustamente, No, ma ha giustamente. fatto bene. Infatti, Ok. però io non sono andato a vederlo. Io sono molto fiero di essere entrato in questa fase della mia vita in cui non sono andato a vedere un sacco di film di supereroi. Non sono andato a vedere Gran Turismo. In questi giorni ho detto: ma vaffanculo, Argyle, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sei entrato nella fase Delu, eviti i film brutti. No, attenzione, i film Ah, ah. brutti già li evitavo. Evito queste cose qua che mi interessano, ma sono brutte. Cioè, a me interesserebbe vederlo. Morbius, perché i fumetti, Marvel, eccetera, ma no, vaffanculo. Non c'ho tempo, non c'ho tempo. Vabbè, ragazzi, però secondo me qua il livello di divagazione è significativo. Possiamo chiudere se non ci avete improvvisamente in mente qualcosa da dire su Prince of Persia. Comunque, Prince of Persia il film è bello, Le sabbie del tempo. Sono arrivato a dire è bello, no? Poi, Ok, da rivedere per cioè, verificare questa affermazione. Oh, secondo me c'ha dei dialoghi divertenti. C'è Gemma Io l'ho visto Arterton. al cinema. C'ha dei dialoghi divertenti e c'ha, a Dove lo vedo? seconda dei gusti, Jake Gyllenhaal e Gemma Arterton praticamente nudi tutto il tempo. Dove lo danno subito? Ah, Disney Plus, a posto, so cosa fare. Vedi, vedi, vedi. Vabbè, mo t'aspetti che. Cioè, una stronzata, eh. Ora non fare passi indietro. Hai detto che è il film più bello della storia del Allora, cinema. la metto così. Secondo me, quello che si può dire è: secondo me, tutti coloro che hanno partecipato, o beh, non tutti perché c'è Delu, però un 87% delle persone che hanno ascoltato, guardato o partecipato a questo podcast ha visto almeno 8 film Marvel peggiori di Prince of Persia e le sabbie del tempo. Ok. No, i Marvel invece li ho visti tutti, purtroppo. Ok, No, allora ne hai visti almeno 12 peggiori. no, io
ho visto tutti quelli dell'MCU, però sono fiero di aver visto giusto Shazam e Wonder Woman della DC. Il resto, no, no. Ma tra l'altro, cioè, Duncan Jones aveva fatto Moon e Source Code e poi ha fatto Warcraft, ma porco di... Affanculo te Warcraft, va. Cazzo. Sono soldi, Va dai. bene. No, ma poi lui ci teneva, cioè, appassionato, però, insomma, che cazzo. Allora, le prossime... I prossimi appuntamenti con il Retro Outcast. Il 4 marzo facciamo Shadow Dancer. Sì, la mia idea è di giocare sia al coin-op, perché tanto sono 4 livelli, però il punto è quello per Mega Drive, che era comunque un gioco diverso, perché io so già che Colaneri non farà mai lo sforzo di giocare anche al coin-op, pezzo di merda. E ormai mi avete sturato facendomi Sì, parlare esatto. di sti cazzo di film. Poi il 18 marzo faremo Teenage Mutant Ninja Turtles Hyperstone Heist, che era quello per Mega Drive, del filone i picchiaduro a scorrimento delle Turtles, e abbiamo finalizzato i tre addirittura, perché ci saranno tre. Aprile è uno di quei mesi in cui ci stanno 5 lunedì, quindi faremo tre Retro Outcast ad aprile. E se a marzo è tutto ninja, ad aprile è tutto viaggi nel tempo, paradossi temporali, eccetera. Il primo aprile non è un pesce. Faremo The Legend of Zelda Majora's Mask. Il vero pesce è il 15 aprile, quando faremo Blinks. Qual è the time? Shipper? Sweeper. Stripper? Stripper? The time Sleeper? sweeper. Ok, Sweeper. E il 29 aprile invece Singularity. E queste sono le robe che abbiamo previsto per aprile. Io non mi sento di fare promesse, però con Marco Esposto siamo d'accordo che domani ci si becca per fare King's Quest. Questa cosa che sentiamo dal 2003. No, è la prima volta che dico ci abbiamo giocato entrambi e siamo pronti e addirittura abbiamo deciso quando farlo. Però, sai, poi tutto può cambiare. Però ci siamo. King's Quest arriva. E è tutto. Mario merda e il film. Che Principe Bell. film di merda. Mamma mia. Dovete andare tutti a fanculo. Dovete andare tutti a fanculo. Ah, il film più bello di sempre. Finalmente. Dovete andare tutti a fanculo. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.